Bentrovati a tutti per questa edizione speciale, benvenuto subito a Nicolò Cometto, responsabile del servizio Finanza Agevolata di Confindustria Cuneo, edizione speciale per parlare del decreto ristori, di tutto ciò che può riguardare le nostre imprese, decreto ristori che è stato pubblicato questa notte nella sezione speciale della Gazzetta Ufficiale. Nicolò, la parola a te. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Il decreto prevede delle misure a sostegno delle imprese maggiormente colpite dagli ultimi provvedimenti restrittivi, quindi dagli ultimi DPCM. In particolare è stato introdotto un contributo a fondo perduto a favore di quelle imprese che hanno dovuto chiudere o limitare la propria apertura verso il pubblico, come ad esempio bar, ristoranti, le palestre, ma anche gli impianti di risalita e gli ski lift. Cosa prevede questo contributo? È un contributo a fondo perduto che viene calcolato sulle perdite, sul mancato fatturato che queste imprese hanno subito in aprile 2020 rispetto all'aprile 2019. Le aziende che hanno già ricevuto il contributo grazie al decreto rilancio lo potranno ricevere nuovamente maggiorato in base a un coefficiente stabilito dallo stesso decreto. Inoltre, sempre per queste aziende colpite dalle ultime misure restrittive, è previsto un credito di imposta sugli affitti, quindi sulle locazioni degli immobili adibiti a uso non abitativo. Questo credito di imposta è stato allargato esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Inoltre, sempre per queste imprese è stata cancellata la seconda rata dell'IMU che era prevista entro l'anno e infine, per tutte le imprese, non solo quelle colpite dalle misure restrittive, è stato prorogato il termine per la presentazione del modello 770, che dovrà essere quindi presentato entro il 10 dicembre 2020. Ultima novità a livello di sostegno economico delle imprese introdotte dal decreto ristori riguarda il rifinanziamento di una serie di fondi già previsti nei decreti precedenti, quindi nei decreti Cura Italia piuttosto che il decreto rilancio, piuttosto che il decreto agosto. In particolare segnaliamo il rifinanziamento del fondo per le agenzie di viaggio e tour operator per 400 milioni di euro, il rifinanziamento del fondo per le imprese che organizzano fiere e congressi e 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale. L'ultimo fondo a essere rifinanziato è quello destinato al sostegno dell'export e alle fiere internazionali con ulteriori 350 milioni di euro. Grazie Nicolò, noi vi ricordiamo ovviamente che potete anche visionare il decreto perché è pubblicato sul nostro sito e vi ricordiamo anche che proprio al decreto Ristori è dedicato un webinar che si terrà lunedì 2 novembre a partire dalle 14:30 con tutte le novità in materia di sostegno alle imprese, economia, lavoro, salute e sicurezza. Vi potete iscrivere sul sito wicuneo.it/calendario e ovviamente per informazioni 0171 455 583. Grazie per il momento, alla prossima edizione.